Bentornati nel periodo più triste dell'anno in cui comincia la scuola. Ho deciso di fare anche quest'anno un tutorial back to school, giusto per rimanere in tema col fatto che ho appena fatto un video in cui dicevo che non avrei fatto più di tanto make-up. Ma sì, dai, carichiamo un nuovo tutorial di make-up. Ho usato solamente prodotti economici, perché comunque i trucchi costano tanto e se siete piccole è meglio non spendere miliardi in prodotti super costosi se potete avere delle alternative economiche super valide. Per la prima volta in vita mia ho provato il mascara marrone e non me l'aspettavo, ma è fighissimo e dà un effetto molto bello, anche se è un po' più naturale, quindi se non volete avere un effetto troppo pesante per quando andate a scuola. Ho fatto un tutorial cercando di creare un look il più neutro possibile. In realtà sapete che quando andavo a scuola io non mi truccavo perché non avevo assolutamente voglia, dormivo fino all'ultimo secondo, non avevo voglia di svegliarmi prima per truccarmi e quindi andavo a scuola completamente struccata. Però se volete tenervi un po' carine, c'è un ragazzo che vi piace a scuola o comunque vi piace essere più curate, potete fare qualcosa del genere secondo me. Il mio primo giorno di scuola, di università si sta avvicinando e sono un po' impaurita. Raccontatemi com'è stato il vostro primo giorno di scuola, così magari raccolgo un po' di storie e quando farò il video in cui parlerò del mio, se avete qualche storia divertente la racconterò nel video. Smetto di fare la solita chiacchierona e vi lascio al video. Buongiorno ragazzi, anche quest'anno è arrivato il terribile momento dell'inizio della scuola e quindi dobbiamo svegliarci, prepararci, vestirci con gli occhi chiusi e la testa ancora nei sogni fantastici dell'estate passata. Per andare a scuola io vi sconsiglio di mettere il fondotinta, quindi inizio con del correttore che però spargo un po' su tutte le imperfezioni, i rossori che qui non si vedono, ma quando mi sveglio per andare a scuola ci sono sempre. Per fissare il correttore invece uso una cipria opacizzante della Essence e preferisco una cipria compatta, così posso portarmela dietro a scuola senza aver paura che vada ovunque. Sugli occhi invece ogni tanto applicavo questo ombretto quasi trasparente, che però è abbastanza illuminante e quindi dà un po' di luce agli occhi per svegliarci, che di solito la mattina abbiamo una faccia da zombie. Per dare definizione allo sguardo invece nella rima inferiore applico un eyeliner in mousse che poi sfumerò e cercherò di distribuire anche nella parte superiore dell'occhio e dare un po' di profondità allo sguardo, ma in realtà questo è un passaggio in più se avete più tempo, più voglia. Come vi dicevo, ho usato un mascara marrone che non pensavo ma dà un bellissimo effetto e non è per niente scialbo, è molto carino. Sulle sopracciglia, se sono di fretta, uso solamente il gel colorato oppure metto un pochino di ombretto per colorarle, che svegliano parecchio lo sguardo, quindi se volete puntate sulle sopracciglia. Ed infine un po' di blush naturale, perché se lo applicate la mattina rischiate di creare delle patacche assurde sulle guance. Burro cacao, perché d'inverno mi sveglio sempre con le labbra super secche. E sì, siamo carine truccate, ma oh mio Dio, sono in ritardo. Ciao ragazze.